Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi andremo a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo super elastico con questa rettina, davvero molto bella che ci ricorda delle bellissime figure geometriche. Guardate com'è bello e come davvero molto particolare ed elastico questo motivo. Questa è la parte da davanti e questa dalla parte da rovescio. Del nostro progetto del nostro motivo. Scusate, come potete vedere, ci sono veramente pochissime differenze, perciò è un motivo che possiamo andare a applicare per i diversi eh, progetti come delle sciarpe, come dei cardigan, ponci, magliette, maglioni, top dei progetti estivi. Quanto vedete, sembra cioè, occupa pochissimo spazio, ma poi si allarga e permette utilizzare questo motivo appunto per i progetti dove vogliamo avere anche un progetto un po' elastico più aderente ora andiamo a vedere come crearlo il nostro motivo è un multiplo di due maglie e di due ferri più la maglia di simmetria quindi noi ora andiamo a avviare in totale 13 mali di cui avremo 5 copie quindi 10 mali per il motivo, una male di simmetria e più due mali di vivagno. In totale, noi andiamo a avviare per il nostro campioncino. 13 mali. Noi per l'avvio andiamo a utilizzare avvio alla nordica. Chi volesse vedere il video dettagliato dell'avvio alla nordica, troverà il video nella descrizione di questo tutorial. Oppure qui sopra, mentre parlo, appare la vocina con i video consigliati. Cliccando sopra vi ritrovate direttamente sul video tutorial dell'avvio alla nordica. Abbiamo le nostre 13 maglie. Ed ecco qui abbiamo avviato le nostre 13 maglie e come primo passaggio andiamo a mettere la nostra base, quindi andiamo a lavorare il primo ferro, tutto il nostro ferro, a rovescio. Maglie di vivagno noi spostiamo e successive maglie li andiamo a lavorare tutte a rovescio. Ed ecco qui, una volta che abbiamo messo la nostra base, partiamo con la lavorazione del nostro primo ferro del motivo. La maglia di vivagno noi la andiamo a spostare subito dopo abbiamo la nostra maglia di simmetria. La nostra maglia di simmetria si troverà sempre all'inizio del ferro e noi la andiamo a lavorare con la lavorazione della maglia a diritto normale semplice subito dopo noi dobbiamo andare a realizzare un gettato in questo modo guardate tirando il filo verso di noi subito dopo successive maglie le andiamo a unire insieme e creare una diminuzione quindi realizziamo un gettato e subito dopo una diminuzione quindi guardate facciamo in questo modo un gettato Tiriamo il filo verso di noi, è molto importante perché questo è quello che ci permette di creare il motivo. Creiamo ferro verso di noi, motivo, poi andiamo a fare una diminuzione. Quindi noi dobbiamo andare a fare per tutto il ferro così, prima di lavorare le due male del motivo, andiamo a fare il gettato, subito dopo andiamo a creare una diminuzione. Un gettato subito dopo una diminuzione di due maglie del motivo facendo così noi ricompensiamo il numero delle maglie e creiamo i nostri forilini il nostro motivo e questo è il nostro ferro di andata Abbiamo fatto il nostro ferro di andata, ora vediamo il ferro di ritorno, il secondo ferro del motivo e l'ultimo ferro del motivo e la loro differenza. La nostra maglia di vivagno noi la facciamo passare, quindi la spostiamo. Subito dopo abbiamo la nostra maglia di simmetria che si presenta a rovescio e la andiamo a lavorare a rovescio sul ferro di ritorno. Ora dobbiamo andare a fare un gettato come abbiamo fatto nel ferro di andata, ma un gettato diverso. Stavolta il gettato lo dobbiamo fare spingendo al di fuori. Vedete, entriamo da davanti, spingiamo il filo verso fuori, creiamo la maglia e subito dopo andiamo a lavorare una diminuzione a rovescio. Quindi questa è la differenza. E il gettato, il modo di creare il gettato. Guardate, vedete la differenza? Mettiamo fuori il gettato. Poi, subito dopo, facciamo la nostra diminuzione a rovescio. Il nostro gettato verso il fuori e la nostra diminuzione a rovescio. E questo è il nostro ferro di ritorno. Il secondo ferro è l'ultimo ferro del nostro motivo. Guardate. E una diminuzione a rovescio, sempre un gettato prima di diminuzione, ma con questa lavorazione diversa, e poi subito una diminuzione a rovescio. E per ultimo la nostra maglia di vivagno. Dopo aver fatto il nostro secondo ferro abbiamo appunto visto come andare a realizzare questo meraviglioso, questa meravigliosa rete particolare. Come vedete è facilissimo, davvero, sono due ferri e due mali per riuscire a realizzare. Quindi ora non dobbiamo fare altro che andare a ripetere per tutta la lunghezza del nostro progetto e larghezza desiderata i nostri due ferri, i ferro di andata e il ferro di ritorno ricordando di questa differenza che si fa con i gettati quindi il ferro di andata lo facciamo a diritto e il ferro di ritorno lo facciamo a rovescio con anche particolare differenza nella lavorazione del gettato Speriamo che il motivo vi è piaciuto, che sia utile, che siamo riusciti a spiegare bene tutti i passaggi. Grazie che siete rimasti con noi. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo. In più vi aspettiamo su Facebook dove abbiamo creato sia la pagina che il gruppo. Grazie a tutti e al prossimo video tutorial.